Buonasera, grazie per essere qui. Non avevamo dubbi di trovarvi così tanti ad ascoltare questa chiacchierata con l'amico Paolo Mereghetti, che lo voglio solo ricordare, fin dal primo dizionario del 1993 che è con noi a presentarlo. Ovviamente non è venuto tutte le 14 edizioni che oggi compongono questa straordinaria raccolta di schede cinematografiche, ma insomma c'è un rapporto di grande amicizia, per cui il suo trentennale ci sembra l'abbinamento perfetto per il nostro 45ennale che in questi giorni proprio festeggiamo. Non li abbiamo messi tutti in fila perché altrimenti non ci avreste visto noi, per cui abbiamo solo un assaggio di questi dizionari. Il primo aveva un colore blu, che poi ed è proprio il nichelineo, come il nichelino di disneyana memoria. E io partirei da questa domanda a Paolo: come è nata questa necessità di realizzare un'opera che in quel momento, parliamo del 1993, in Italia non esisteva. Negli Stati Uniti conoscevamo il famoso volume di Leonard Maltin, e poi è nata questa cosa con due editori abbastanza coraggiosi, devo dire. Ah sì, così, mi sentite? Sì. Avvicinandoti un po'. Pronto? Sì, pronto, va bene. Devo stare vicino. L'idea è nata perché a me per primo sembrava che servisse una cosa del genere. Era l'inizio degli anni 90, c'era stata l'esplosione delle televisioni private in Italia, e le televisioni private cosa facevano? Riempivano il loro palinsesto di film spesso di seconda, terza mano, comprati nei magazzini. E quindi il telespettatore si trovava davanti a un'offerta di cinema di cui forse non sapeva bene come orientarsi. E l'idea è stata proprio sulla falsariga del Maltin, questo librettino quasi tascabile, abbastanza maneggevole, che c'era in America, che noi cinefili compravamo, ci facevamo arrivare dall'America, di fare qualcosa che equivalente in Italia. Non si poteva tradurre il Maltin perché la maggior parte dei titoli erano americani, mentre la maggior parte dell'offerta cinematografica che veniva nelle televisioni italiane era italiana. E quindi l'idea è stata proprio questa, di cominciare a fare qualcosa di simile. Sono partito con una squadretta di collaboratori, con un elenco circa di 12.000 film, dove c'erano naturalmente i capolavori assoluti, Via col vento, La dolce vita, La terra trema, bellissima, quello che volete, Rocco e i suoi fratelli, L'avventura e così, Ombre rosse naturalmente, ma poi c'era anche molto cinema popolare italiano. C'era Franco Ingrassia, c'erano i Totò, c'erano i Macario, c'erano i film, cioè che c'erano le insegnanti che facevano le docce tra una lezione e l'altra, con Pierini e simili, perché era il cinema che la gente vedeva in televisione. E un'idea abbastanza, a me sembrava utile, ma una scommessa abbastanza azzardata dal punto di vista economico, fu baciata da un successo inaspettato, nel senso che dopo la prima edizione ci fu la seconda, la terza, la quarta, e arrivò a vendere circa 60.000 copie, che per un giornale, un libro di cinema, penso che sia un record italiano inarrivato e inarrivabile. E quindi dopo 3 anni l'editore, che era l'editore di Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano, cioè un editore abbastanza, come dire, spregiudicato, mi diceva: perché non facciamo una nuova edizione? E cosa facciamo? Ok, allora abbiamo aggiunto i film che erano usciti, diciamo, in quel lasso di tempo, in quei
tre anni, ma abbiamo aggiunto anche dei film del passato, quelli che adesso si chiamano film del patrimonio e che una volta chiamavamo soltanto film vecchi. Perché? Perché ci sembrava giusto, perché la curiosità allargava praticamente il nostro campo d'azione. E abbiamo cominciato la prima edizione, se volete, se qualcuno vuole vederla la conosce, le schede erano molto sintetiche, molto poche righe, naturalmente con le stellette da 1 a 4, ma soprattutto un riassunto molto secco ed è un giudizio anche abbastanza veloce. Dalla seconda edizione abbiamo cominciato pian piano a allargare un po' le schede, e nelle ultime edizioni siamo arrivati a delle schede che prendono magari più di una pagina del dizionario, che è scritto in caratteri abbastanza piccoli, lo ammetto, perché per prima cosa mi sembrava che i film dovessero, cioè un dizionario del genere doveva aiutare la memoria di chi lo consultava, quindi da una parte dei riassunti un po' più complessi, un po' più ricchi. I riassunti dei film con gli Avengers sono una specie di scommessa difficilissima da fare. Non vi dico quanto abbiamo impiegato a fare il riassunto di Tenet di Nolan, perché l'abbiamo visto tre volte per fare, prima di riuscire a capirci qualcosa, e speriamo di averlo fatto. E poi naturalmente anche il commento veniva sempre più, aveva bisogno di sempre più, ci sembrava che avesse bisogno di una spiegazione più approfondita, di più informazioni, di riflessioni sempre più complesse. E dalle 12.000 schede iniziali siamo arrivate alle 35.000 circa di questa edizione, dalle non mi ricordo quante pagine avesse, siamo arrivati alle adesso sono quasi 10.000, sì, sono 7.500 i due volumi delle schede, più quello che allora non c'era, un indice, devo dire, piuttosto corposo di 2.500 pagine circa. Sì, l'ultimo volume è alto 20 centimetri, oggi sono andato a misurarlo perché una roba così, se ti cade sul piede ti fa molto... Sì, mi ricordo che durante la presentazione di una delle ultime edizioni Umberto Eco disse che dovevo venderlo con un tubetto di arnica gratis, perché lui ogni volta che lo prendeva si slogava il braccio e lo diceva: se lo metti secondo me funziona di più. Ecco, prima di passare la parola a Paolo, a me piace ricordare una cosa. Tu parli sempre di un lavoro di squadra, perché... Sì. Non penserete mica che le scrive tutte lui, no, le schede. Però le vedo tutte, poi le passo tutte io. Sì, e in una presentazione ho detto: mi assumo comunque la responsabilità, sì, di tutte le schede che vengono presentate. Per forza, si chiama Mereghetti, mica si chiama, cioè tocca a me. Poi delle volte litigo, discuto, ma no, troppe due stelle, troppo poche. Ecco. Tu in particolare comunque ricordi sempre... alcune persone che ti sono critici, ma che sono anche tuoi amici. Ci vuoi ricordare che questo gruppo ristretto con cui in ogni presentazione non dimentichi mai di ricordarli? Io faccio solo un nome, che è quello di Goffredo Foffi, che è, come dire, è una tua amicizia lontanissima. Ci sono degli amici che sono anche dei punti di riferimento. Goffredo, naturalmente, come dire, è quello che io considero indegnamente, da parte mia, il mio maestro. Poi un altro è Adriano Aprà, un altro è Gianpiero Brunetta, che tutte le volte, anche adesso per l'ultima edizione, mi ha scritto una lunga lettera, prima di complimenti, dicendo: ho passato tre giorni, ho letto, che bello, bravo. Poi però dice: no, però manca un film del 1918 fondamentale, ma come mai ci sono? Asta Nielsen dov'è finita? Ma devi, essendo il più grande storico del cinema italiano, mi fa sempre un elenco di film che bisogna aggiungere, e io ogni volta ringrazio e poi mi metto a cercarle. Rompo l'anima, diciamo così, agli amici delle cineteche, a cominciare da quella del Friuli, diciamo: questo film ce l'avete voi? Si può venire a vedere? Oppure a Bologna, oppure cercavo sui DVD. Questi, diciamo, sono un po' i miei maestri che ogni tanto mi frustano. E poi naturalmente ci sono le persone invece con cui collaboro, che sono giovani, che
hanno fatto carriera, nel senso che qualcuno è diventato direttore di festival, penso per esempio a Stellino, penso a Alessandro Stellino che dirige il festival di Firenze, il Festival di Firenze, penso a Daniela Persico, Alberto Pezzotta insegna all'Università allo IULM, Roberto Manassero insegna alla NABA. Ci sono, come dire, dei giovani a cui, con cui ho condiviso la passione del cinema, e forse c'è Paola Malanga che ha testé diventata direttrice della Festa di Roma, dopo essere stata per 20 anni, diciamo, il braccio destro e anche sinistro di Rai Cinema, dove ha prodotto moltissime cose. E sicuramente ne dimentico. Diciamo che, come dire, sono abbastanza orgoglioso di aver contribuito naturalmente a formare una generazione di critici che porta in giro l'amore per il cinema, quello vero. Certo. Paolo. Buonasera a tutti anche da parte mia intanto. A partire dal 93 e arrivare a oggi sono 30 anni, abbiamo detto, sono anche 30 anni di evoluzione dei formati con cui il cinema è trasmesso al pubblico, evoluzione delle modalità di fruizione. Quindi la mia domanda è semplice, perché poi è una delle cose che si chiede più spesso il lettore di questo tipo di opere. Come te li procuri i film? Come li vedi? E soprattutto come è cambiato il modo di procurarseli, di vederli, dal 1993 a oggi, in cui viviamo un panorama iperdiversificato, in cui c'è una proliferazione di piattaforme, formati, festival? Diciamo... Però Paolo, dica solo una cosa. Nel primo numero tu dici: noi parleremo solo dei film usciti in sala. Era bello una volta. Una volta era bello, nel senso che una volta si guardavano, cioè i film uscivano in sala, uno cercava di stare attento all'attualità, di seguirli e di fare, come dire, poi di dare un responso critico su queste cose. Pian piano le cose si sono complicate. All'inizio arrivavano le videocassette, e le videocassette arrivavano magari dall'estero. Guarda, uno faceva un viaggio, tornava con la valigia: ho trovato questi 3 film che non si vedevano, che sono fondamentali, 3 o 30, e uno cominciava a fare quello. E poi sono arrivati i Laserdisc, a un certo momento mi ricordo che avevano delle edizioni più complete, e poi naturalmente i DVD e poi i festival. Confesso che sia al Festival del Cinema Muto, cioè io per mestiere faccio il critico di cinema e mi tocca andare spesso, vita dura come potete immaginare, a vedere i film ai festival, e ne seguo fondamentalmente 5, che sono Berlino, Cannes, Venezia, Roma e Torino, perché al Corriere della Sera, per cui lavoro, interessano questi. Poi però ci sono altri 2 festival, che sono uno il Festival del Cinema Muto di una città che forse conoscete, e uno il Festival del Cinema Ritrovato di Bologna, dove è bello andare, primo perché si vedono solo bei film e non ti tocca magari fare i conti con dei film sopravvalutati così. Secondo, poi però sono diventati degli appuntamenti fondamentali, perché ti permettono di allargare la conoscenza del cinema, e non soltanto, parlo di questi 2 festival, ma poi anche, non so, ormai ogni festival che si rispetti ha una parte di retrospettive, ha una parte di restauri, e poi ci sono appunto dicevo i DVD, le collane. In Italia i DVD escono ancora, forse hanno avuto una piccola frenata, però continuano a uscire, soprattutto di film curiosi, di serie B, di serie C, western, muti, cioè scusate, western, noir, polizieschi, perché c'è un pubblico che li segue. Ma all'estero, penso agli Stati Uniti, penso alla Francia, un po' meno all'Inghilterra, che sono diciamo quelli rispetto a cui, con le cui lingue uno riesce a fare i conti, ne escono tantissimi di DVD, spesso con edizioni straordinariamente interessanti, che ti costringono a fare i conti con un film, una versione che prima non conoscevi. E poi, ahimè, sono arrivate le piattaforme, e le piattaforme
ci hanno invaso veramente la testa di tantissimi film, perché vivono soltanto sul fatto che convincono l'abbonato che non possono fare a meno di questa marea di film. Per cui nelle ultime edizioni abbiamo dovuto fare i conti anche con i film in piattaforma. Naturalmente non si possono schedare tutti, perché ne escono un'infinità spropositata, però cerchiamo di selezionare da una parte quelle che ci sembrano il meglio, perché vediamo tanti film, tutti vediamo tanti film e ci scambiamo informazioni e idee, e dall'altra quei film che hanno magari un attore importante, un'attrice importante. Come dire, gli ultimi film di Bruce Willis sono francamente brutti. Però come fai a non mettere i film di Bruce Willis? Uno vuole sapere, magari passa, ma com'è questo film con Bruce Willis che c'è? Allora va a cercare. Nicolas Cage, stessa cosa, come dire, anche loro devono pagare le bollette del gas e della luce e quindi non si tirano indietro e spesso fanno veramente... Tra l'altro Nicolas Cage ha fatto anche un film dove racconta di lui stesso che prende in giro se stesso perché fa dei film brutti, per delle cose, vabbè... Come dire, poi si scherzano anche su, però diciamo che un buon 50-60% dei film che passano sulle piattaforme, e porca miseria, continuano a moltiplicarsi, li schediamo. Grazie a Dio non schediamo le serie. Primo, perché non, è un'altra roba, come dire, il cinema è una cosa, le serie sono un'altra cosa. Degnissime, tutto quello che volete, ma sarà un'altra cosa. Non si sommano le pere con le mele, ti insegnavano a scuola, ecco. E quindi non si fanno le... Ci sono, no, abbiamo fatto un paio di eccezioni, confesso. Uno, Twin Peaks 3, perché David Lynch, che è un regista diciamo molto amato, ha detto che non è una serie, no? Sono 13 film, 12 film uno dietro l'altro. Quindi ci siamo messi, però la scheda è lunga, non so se 8 pagine o 10 pagine, perché riassumere le puntate di film, ogni puntata film, bene, ci vuole tanto spazio e il commento anche. E poi abbiamo messo anche Esterno Notte di Bellocchio, perché è uscito al cinema e abbiamo detto dai, in fondo Bellocchio è l'ultimo grande regista che ci è rimasto, tra l'altro con una vitalità sorprendente, sta girando, cioè sta montando un nuovo film che dovrebbe uscire, dovrebbe forse andare al Festival di Cannes e quindi uscire subito dopo, e quindi vabbè, abbiamo detto anche Esterno Notte, va, facciamo finta che sia un semifilm, però, ma sono le uniche due eccezioni e devo dire che ci sono costato molto di fatica, quindi... Forse ce n'è una terza, anche se dallo statuto ambiguo, che è quella di Bruno Dumont. Ah, Un Petit Cancan, che è una serie, sì, però una se, sì, una se, è una serie, un è una cosa un po' più complicata, esatto. Ogni tanto l'amore per il regista è più forte del nostro rigore, della nostra... Venendo a cose più terra terra, le tue stelline, i tuoi pallini, quante amicizie sono saltate perché non hai apprezzato evidentemente adeguatamente l'opera? Devo dire che il lavoro del critico è un lavoro un po' solitario, nel senso che, come dire, faccio il critico del Corriere della Sera, ho una certa, diciamo, visibilità, e quindi ai festival li incontri i registi. Ciao, come va? Tutto bene? Sono contento. Qualche volta, non tanto tempo fa, un annetto fa, incontro un regista, diciamo, della generazione di mezzo. Era un convegno, c'era una cosa sul futuro del cinema. Non si possono fare nomi. Era Piccioni. Ah. No, e, ciao, come stai? Cioè, non lo vedevo da un annetto. Cioè, ciao, come stai? Cosa gli dico? E lui, male dopo la tua ultima recensione, però il suo film era proprio brutto, era quello delle quattro amiche che andavano in Jugoslavia, che facevano il giro, così era proprio. Diciamo che ogni tanto succede, mi dispiace,
ognuno fa il suo mestiere e io penso che il compito del critico sia quello di fare il critico. E mi dispiace delle volte, l'ultimo film di Verdone, che è una persona deliziosa, gentile, simpatica, è proprio brutto. Non mi ricordo come si chiama, se qualcuno se lo ricorda, ma l'ultimo, andare sul, io ho fatto il dizionario perché così mi aiuta, se no mi dimentico. Comunque, alla fine della scheda che ha una stella, ho messo proprio, siccome l'ho fatta proprio io, ho detto, dispiace che un regista così sia caduto, insomma non ricordo esattamente, ma era come per dire, mi dispiace, però non posso dare più di una stella a un film così brutto, Dio buono. E quindi, infatti Verdone, che ogni tanto mi capita di incontrare, ho presentato delle sue mostre di fotografie, è un po' di tempo che non... Si è raffreddato. No, non che ci telefoniamo, però non lo so, come dire, succede, ragazzi, ogni tanto... Poi non sono infallibile, posso benissimo sbagliare. E ogni tanto nel dizionario, di edizione in edizione, i giudizi si modificano. Però su questi brutti film penso di non dover fare dei passi indietro. Ma è una leggenda che anche Nanni Moretti se l'è presa? Non lo so, i rapporti con Nanni Moretti sono sempre, come dire, che stanno un po'... Moretti è una persona con cui... Non lo so di per cosa se l'è presa. Sicuramente il suo ultimo film, Tre piani, non era un grandissimo film. Non può darsi, però siccome appunto non lo frequento, non lo so cosa non so bene, quest'estate uscirà un numero speciale di Bianco e Nero dedicato a Nanni Moretti, curato da Alberto Crespi. Alberto Crespi mi ha chiesto di parlare, di scegliere un film, di fare così, e io ho scelto, farò Caro Diario. E poi dopo ho detto, tutto a posto, fatto, si parte, devo consegnarlo alla fine d'aprile. Mi ha detto, Moretti è molto contento di quelli che scrivono, che hanno scelto, che scriveranno su lui. Poi però non so se, come dire, è stata un'interpretazione più elastica di Alberto Crespi o no. Io non... Comunque ci sono due suoi film con quattro stelline. Beh no, insomma, ci sono, poi... cioè, certi film sono belli, certo, però il problema, come dire, io lo capisco, come quando dicono, come dire, ogni scarrafone è bello a mamma sua, e uno non ammette di aver fatto un film che è meno, cioè ci mette su dei... forse in un'altra vita, forse... Certi registi americani di una volta, Johnny Huston, dicevano che avevano fatto dei film che li avevano fatti soltanto perché volevano andare a girare in Africa piuttosto che dirigere un'attrice, conoscere un'attrice, così. E certi registi italiani sono un po' più permalosi, ecco. E uno ci fa i conti. Anche se penso che l'autore sul quale... che hanno stuzzicato di più in assoluto sia Sergio Leone. Io puntualmente ogni due anni esce una nuova edizione del Mereghetti, vado a rivedermi tutte le schede di Sergio Leone e dico, magari quest'anno ha aggiunto mezza stella, invece stoicamente mantiene la sua linea. C'era una volta in America, due stelle e mezzo, e non sono disposto a aumentarle di più. Su quello è una specie di braccio di ferro a questo punto, non c'è... Continuo a pensare, nonostante il fatto che continuano a scrivere dei libri, nel film di Sorrentino è stata la mano di Dio, nella cassetta è quella fondamentale che devono vedere, continuo a pensare che non sia un capolavoro e che i suoi western fossero importanti, avessero un forte impatto quando sono usciti, ma... Ho provato a far vedere per un pugno di dollari ai miei figli, ho due figli giovani di qualche anno fa, avevano, se non mi ricordo, 13 e 15 anni, qualcosa del genere, e si sono un po' annoiati perché sono abituati a un altro modo di raccontare. Quando uscì negli anni 70 quel tipo di cinema ci sembrava veramente una grande novità, col tempo mi sembra
che fossero, come dire, che ci fosse un po' di compiacimento, che ci fosse la voglia di dilatare un po' fuori misura certe cose, che allora ci sembrò sorprendente e che adesso invece mi sembra un po', come dire, giusto così. Poi per un pugno di dollari a 3 stelle. Guarda, l'unica cosa, noi ogni tanto noi della redazione facciamo un po' di tavole rotonde, discutiamo, ci accapigliamo così, e ogni tanto decidiamo di rifare completamente, di rivedere completamente o quasi la filmografia di un regista, perché magari vale la pena di, per questo dizionario, per questa edizione l'abbiamo fatto per molti registi, non l'abbiamo fatto per Sergio Leone, anche perché non mi sembra. L'unico film su cui abbiamo deciso che adesso faremo una visione, non so se collettiva o no, per verificare, è Giù la testa, che forse merita una scheda più ricca e più complessa e forse qualche mezza stellina in più, però siamo lì. Proprio su questo, tra l'altro, volevo farti una domanda sulle revisioni. Quali sono le revisioni che ti hanno colpito di più? Perché poi il lavoro dietro un dizionario è sì vedere, ma anche rivedere, come abbiamo appena detto. E poi subito dopo una domanda su una cosa secondo me spesso sottovalutata del tuo dizionario, che sono le schede monografiche, che sono sempre di più, sono sempre tra l'altro più approfondite. Ce n'è una poi a cui inevitabilmente teniamo particolarmente, che è quella su Max Linder. Insomma, nell'82 le giornate del cinema muto partono proprio da Max Linder. Ma spiegate cosa sono queste schede monografiche. Esatto, le schede monografiche, cioè sono, abbiamo qui l'autore. ci sono dei personaggi o dei temi che sono stati affrontati in maniera molto complessa all'interno, nella storia del cinema. D'Artagnan l'hanno fatto, Dracula, quanti film su Dracula hanno fatto? Gesù Cristo, Amleto, Salomè, oppure ci sono dei complessi di film che meritano una trattazione che va al di là di quello delle singole schede. E da un po' di tempo, da un po' di edizione a questa parte, diciamo, le schede monografiche le abbiamo sempre fatte, ogni tanto le aggiorniamo. Adesso le ultime, abbiamo fatto una scheda dopo il nono film, abbiamo fatto una scheda su Star Wars per fare un po' il punto generale su questo film, oppure sul mondo delle schede Marvel, il mondo Cinematic World, tutte multi, queste cose qua della DC Comics e cose di questo genere. E però da un po' di edizione a questa parte abbiamo deciso che valeva la pena di approfondire, proprio perché erano stati resi disponibili una serie di schede sui corti muti di alcuni grandi autori. Abbiamo cominciato con Charlie Chaplin, e anche perché sono stati restaurati, mi sembra, tutti, e quindi era possibile vederli finalmente in un'edizione seria, ben fatta, e fare un po' i conti, perché il problema vero è anche, come dire, che soprattutto per quello che riguarda il muto, ogni tanto i film ci arrivano a pezzi, poi scoprono un pezzo nuovo e lo integrano e cose di questo genere. Pensate a Metropolis, come dire, che è passato da, non so, 70 minuti a due ore rotti, perché ogni tanto in Argentina viene fuori un rullo e poi lo mettono a posto. E quindi abbiamo cominciato con Buster Keaton e li abbiamo fatti tutti i film di Buster Keaton, Mutual, Kingston e così. Poi, Charlie Chaplin, poi abbiamo fatto Buster Keaton, poi abbiamo fatto Stan Laurel e Oliver Hardy, tutti i corti, e questa edizione, non tutti i Max Linder, perché non sono tutti disponibili, però una bella scelta, mi sembra abbastanza interessante, con una voce tematica, e poi cortometraggio per cortometraggio, film per film, alla scheda relativa. C'è una scheda Silly Symphony, anche qui, come dire, Pordenone ha dato una mano a conoscere l'argomento. C'è una scheda sui corti della Pixar. Diciamo, ogni tanto, quando pensiamo che valga la pena di approfondire un argomento, lo facciamo e ci diamo da fare per fare. Non abbiamo ancora deciso chi sarà il muto della prossima volta, ma ci stiamo pensando.
sulle revisioni non lo so, sono assolutamente un po' casuali, nel senso che uno decide che vale la pena di fare i conti in maniera più globale con un regista o con un piccolo filone. È morto Bertolucci e ci siamo detti: ma perché non cerchiamo di fare i conti, rivedere i film di Bertolucci? Alcune schede ci sembravano ben fatte, le abbiamo rilette, che non avessero nessun tipo di bisogno di intervento. Altre schede, soprattutto i primi film, forse avevano bisogno di essere ripensate. E per esempio Il Conformista è passato da 3 stelle a 4 stelle, perché lo rivedi e ti accorgi, come dire, che era un discorso molto lucido e molto attento, mentre Piccolo Buddha, che all'inizio ne aveva 4, adesso è sceso a 3, perché quello rivedi e ti sembra invece un po' meno interessante. Abbiamo fatto la stessa cosa con Fellini, qualche scheda l'avevamo già rifatta per le vecchie edizioni, le abbiamo rifatte in generale tutti, abbiamo messo a posto Berman con dei film che mancavano, ma abbiamo fatto anche Bud Spencer e Terence Hill. L'anno scorso è uscito un remake di Altrimenti ci arrabbiamo, abbastanza deludente, che ci ha fatto arrabbiare, e abbiamo deciso che forse valeva la pena rivedere i vecchi film per vedere cosa valevano. E cioè, non è che scopri dei capolavori nascosti, però scopri per esempio che la prima versione Altrimenti ci arrabbiamo era un film piuttosto interessante per un pubblico, diciamo, disposto a tornare un pochettino bambino e fanciullo. Abbiamo rifatto le schede dei film di Maciste, quelli degli anni 60, e poi c'è un bel elenco dei film muti di Maciste che non so bene dove andare a trovare adesso. Mi metterò a cercarle da qualche parte. Avete dei film di Maciste? Allora ci vediamo presto, vengo su un paio di giorni a vederli. No, c'è Maciste Alpino, ma ne hanno fatti, ce ne sono una ventina. Maciste all'Inferno. Un po' ci sono, ma non tutti. Però abbiamo rifatto i film di Maciste. Non che ci fossero, dico, delle scoperte, però invece delle 3 righe che hanno, ne abbiamo fatti, sono delle schede più complesse, ecco. Oppure, non lo so, Scorsese, abbiamo rifatto un po' di film di Scorsese, che è sempre un regista con cui è giusto fare i conti, mediamente alzando un po' di... Sì, fuori orario, esatto, ci sono dei film che ti sembrano... E poi però abbiamo integrato anche con, non so se tutti, ma molti dei documentari che ha fatto. Scorsese è uno assatanato, non fa tempo a finire un film che ha già fatto altri 3 documentari insieme, però spesso non si vedono, oppure si vedono su Mubi per un mese, oppure bisogna andare a cercare da qualche parte. E abbiamo quello per esempio sui 50 anni della New York Review of Book, è molto interessante e valeva la pena di schedarlo. E così. Io adesso volevo prima che ci dimentichiamo, ricordare una cosa per il quale siamo molto, come dire, grati a Paolo. Oggi Paolo è venuto da Milano in auto assieme a Orso, la sua moglie, e la macchina era piena di scatoloni per Cinema Zero. In questi scatoloni, da circa 15 anni, 20 anni, anche di più. Sì, di solito 20 anni. Di solito però andavo io a prenderli a Milano con un furgone, con mio figlio, con altri, così. Troviamo dentro libri di cinema e DVD, nel senso che come critico cinematografico Paolo arrivano a casa, insomma, tutto quello che esce, eccetera. Molto di quello che esce, che Paolo dona generosamente alla nostra mediateca, che ha un fondo intitolato al suo nome. Ma entrando e visitando per la prima volta questa mediateca, perché Paolo non c'era ancora venuto, ha visto esposto un dizionario di cinema. E mi dice, ma come? Il Farinotti? No, lasciamo stare, per favore. Beh, no, avete esposto il Farinotti, esatto, in piedi? È un errore imperdonabile. Forse ritiro il fondo. No, nel senso, c'è un po' di concorrenza di dizionari, e Morandini è stato il mio maestro. Io ho fatto il vice di Morandini al Giorno per 2 anni e mezzo, e Morandini, come dire, un rispetto assoluto. Penso
che il mio dizionario sia meglio del suo, anche perché lui non c'è più, però è chiaro, ogni scarafone è bello a mamma sua, ma non si può paragonare il Morandini o il Mereghetti. No, ma io volevo arrivare proprio lì, esatto. Perché a un certo punto nel 2000, nella fascia davanti al contenitore, c'è scritto il più venduto è imitato, cioè per la prima volta è arrivato il Morandini forse? No, è arrivato prima io di lui. Sì. No, ma è arrivato anche un altro dizionario di un amico peraltro, e c'è stato il bisogno da parte dell'editore di segnalare che il Mereghetti è il più imitato. In realtà tu lo sai benissimo che non c'è storia. Vabbè, non tocca a me dirlo, quell'altro nome lì è proprio... Ho già provveduto comunque a togliere. È proprio no, è veramente l'ho rimesso in seconda fila. Vabbè. Come Paolo tu sei costretto a recensire i film di Tanio Boccia, noi come mediatori ci tocca tenere anche il farina. Vabbè, non vorrei sembrare... Poi si va in giro, si vede... queste cose qua, vabbè, lascia stare. Vabbè, comunque anche questo fa parte un po' della storia del dizionario, il fatto che a un certo punto è diventato una pubblicazione che aveva un suo pubblico, insomma, ecco. Credo tantissimi di noi all'inizio accanto al televisore avevano il Mereghetti, insomma, adesso abbiamo ingrandito i televisori e ingrandito anche il Mereghetti, per cui andiamo di pari passo. Mi piaceva leggerti una cosa che mi ha colpito, perché per preparare un po' l'incontro di oggi mi sono letto le 14 presentazioni delle 14 edizioni, è una paginetta. Devo dire però che fino ad allora non le avevo mai lette, perché uno compra il dizionario e va a vedere le schede dei film, non va a leggersi la presentazione che ogni due anni e in realtà è ricca di cose anche simpatiche. Una di queste te la leggo perché la scrive Mario Sesti, che è un critico, un caro amico tuo e anche nostro, e dice: Paolo Mereghetti è l'unico critico cinematografico riuscito, parafrasando Fellini, che definì il successo come la trasformazione di se stessi in aggettivo, a essere diventato un sostantivo, il Mereghetti. Beh, insomma, è un'osservazione che... Non sono stato io, la prima edizione si chiamava anche la seconda, Dizionario dei film, Dizionario dei film a cura di Paolo Mereghetti. Poi però quando nei giornali, nelle redazioni, ma dammi il Mereghetti, passami il Mereghetti, cosa dice il Mereghetti, cosa fa il Mereghetti, e l'editore, che è più furbo di me, ha detto: scusa, ma chiamiamolo il Mereghetti, perché è stupido che è il Dizionario dei film. E così l'uso ha fatto il nome. Paolo, vai. Pensavo avessi altre introduzioni. Dopo. Io volevo farti una domanda più che volta all'indietro, rivolta verso il futuro. Cioè, la domanda in sintesi è questa. Secondo te, negli ultimi 10 anni, mettiamo allargandoci un po' il XXI secolo, quali sono i film che nell'edizione del Mereghetti del futuro si meriteranno una rivalutazione, si meriteranno un 4? No, non lo so. Se dovessi pensare al cuore, direi tutto John Ford, che mi sembra sempre più bello. Non lo so. Rimanendo il XXI secolo, dico gli ultimi 23 anni, cioè qual è il film, il cinema che rimarranno nel futuro, cioè quelli di cui parleremo ancora in termini alti fra 20 anni? Io ogni tanto me lo chiedo andando al cinema, magari esco e dico: questo è un capolavoro, ma fra 20 anni sarà considerato ancora tale? Supererà la prova del tempo? È difficile dirlo, nel senso che è come quando dicono: dove va il cinema? Qual è il futuro del cinema? Non lo so. Cos'è successo in questi 20 anni? Quali sono le grandi novità cinematografiche di questi ultimi 20 anni? Uno di tipo tecnologico sul sonoro, sicuramente è la parte tecnica che ha fatto più passi avanti. Forse l'altra vera grande novità di questi ultimi 20 anni è stata l'irruzione del documentario
nel mondo del cinema. Una volta è sempre esistito il documentario, però aveva una sua parte piccolina, stava lì di fianco, etnografico, raccontava qualcosa. Ultimamente, da vent'anni a questa, adesso da vent'anni a questa parte, per dire nel ventunesimo secolo, mi sembra che se c'è una novità è stata proprio il fatto che il cinema di finzione si è intrecciato col documentario in tantissimi modi. Hanno inventato anche un nome, documentary. Non parlo del mockumentary, che sono quelli finti, falsi, così, ma proprio il fatto che ci sono dei film che mescolano la finzione e il documentario, cioè il confronto con la realtà sta prendendo o ha preso diversi modi di essere raccontato. Nel Novecento il cinema era stato capace, attraverso una serie di storie, di sintetizzare, diciamo, e di trasformare in storie i bisogni delle persone. Attraverso il cinema la gente riviveva o ripensava in qualche modo al proprio mondo, alla propria vita, magari perché al cinema aveva un lieto fine e nella vita reale queste cose non le avevano. Però è indubbio che il melodramma, per esempio, o il western, anche per un paese non americano, anche per un pubblico non statunitense, avevano funzionato da, come dire, cartina al tornasole di certe tendenze, di certe ambizioni. Quello che nell'Ottocento uno riviveva attraverso il romanzo, nel Novecento lo cercava di affrontarlo attraverso i film, attraverso gli eroi dei film, attraverso i miti che il cinema faceva. Pensiamo alle paure del a cavallo della Seconda Guerra Mondiale e subito dopo le paure nel riaffrontare la vita, e pensiamo a quello che ha voluto dire il noir in quel momento. Come dire, ci sembrava di rivedere sul cinema le paure che avevamo e forse in qualche modo riuscivamo un po' a esorcizzarle. Adesso si potrebbero fare 2000 esempi da questo punto di vista. Poi il cinema ha perso questa funzione, perché è passata prima alla televisione, poi adesso a 2000 altre cose che spesso sfuggono di mano e non riesci neanche bene a identificare. Però sicuramente il confronto con la realtà continua a essere uno dei temi forti del cinema, e mi sembra che da questo punto di vista i film che, come dire, hanno una componente documentaria, diciamo così, quante più volte vediamo questo film è tratto da una storia vera, che qualcosa vorrà ben dire. Ecco, queste cose... Questa è forse la vera, tra virgolette, novità del cinema degli ultimi 15-20 anni. Poi vai al cinema, vedi Avatar 2, Le vie dell'acqua, e butti a monte tutte le tue teorie, nel senso che è un film che, come dire, dimentica completamente il patto che il cinema aveva fatto con lo spettatore, dicendo: ti racconto una cosa con cui un po' puoi credere, in cui qualcosa in cui in qualche modo puoi credere. Quel personaggio lì vola, quell'altro si trasforma, c'ha la spada laser, quell'altro solleva non so, gli oggetti, ma in qualche modo ti spiego che forse è una proiezione di quello che tu potresti essere. In qualche modo c'è sempre stato una specie di patto intorno al tema del una certa verità. E poi vedi Avatar 2, Le vie dell'acqua, e questo patto non esiste completamente più. È un film dove sembra quasi che a un certo momento Cameron ti dica: fermo, lascia stare, la storia è elementare, buoni contro cattivi, vincono i buoni, non è che c'è molto più da dire. Poi quando scriveremo il riassunto sarà un po' più complicato, ma pazienza. Però come se a un certo momento dicesse: alt, fermo, adesso per 10 minuti dimentica tutto, dimentica la storia, dimentica e riempiti gli occhi di quello che riesco a farti vedere.
ci sono delle scene di pura bellezza visiva, ci sono dei momenti per me assolutamente affascinanti che sembrano fatti apposta. Non c'è, anche senza quei momenti la storia continuerebbe lo stesso, diciamo il filo narrativo proseguirebbe lo stesso, e però lui decide che si ferma e fa vedere un'altra cosa. È questo il futuro del cinema? Non lo so, bisogna avere 250 milioni di dollari per fare quel tipo di film, non è che tutti possono permettersi di farlo, però appunto le tue teorie poi spesso finiscono per essere buttate dalla finestra, e quindi non so rispondere a una domanda del genere. Posso tentare di riflettere su quello che è successo fino a ieri, su quello che succederà dopodomani, metti che mi nasce un altro Cameron che mi cambia completamente tutto, non so cosa fare. Allora io proporrei questo: in attesa che arrivi la torta, che arriva alle 7:30 in punto, hanno promesso dal pasticcere di Pera Turner, è una torre cioccolata che speriamo che speciale. Abbia capito dove deve portarla, perché spiegato, mi sembrava un po' misterioso, vabbè, non sapeva dove era Cinema Zero, vabbè. Nemmeno Palazzo Badini, non importa. No, se ci sono domande che volete proporre voi, qualche cinefilo in ultima fila che vedo alzare la testa, ecco, qualche domanda. Ciao Raffaele Moro. Buonasera. Buonasera. Beh, innanzitutto una coincidenza straordinaria, ascoltandola lei ha parlato di proiezione in sala, e ho pensato a una proiezione importantissima sulla cinema italiana, quella appunto per un pugno di dollari, mentre lei parlava a rivedere la data, la ricordavo, e poi lei l'ha citato, quindi contentissimo. Ascoltandola poi parlare di Cernobbio in America, io ho pensato a Giù la testa e poi della cinta. Quindi, lei, secondo me dovete far dire c'è una certa sintonia. No, va bene. Rispetto a Giù la testa, io ho in mente, l'ho visto da piccolino, una scena fortissima che sembra che sia stata ispirata a un episodio che poi proprio oggi l'ha dato, oggi il diavolo del corso, tra le mie fosse a Bertini. Oggi. La fucilazione, ti ricordo la fucilazione? Quella scena dicono che è stata ispirata in parte. Non... Comunque, questo lo dico perché appunto questo rapporto con la realtà, come può emergere un elemento del reale in un film sulla periodo rivoluzionario messicano, in un film invece. Guardi, sono un po' impreparato, nel senso che abbiamo deciso che ci facciamo i conti con Giù la testa. Vorrei sapere perché, perché anche me. Perché di tutti i film di Leone è quello che mi è piaciuto di più. Anche a me. E allora, se non mi ricordo come sia la scheda, perché 2:30 è un po' veloce la scheda, e quindi vorremmo, cioè abbiamo deciso che... Cioè, su Leone c'è una specie di braccio di ferro, come dire, non... mi sembra che la scheda succeda una volta in America, l'ho riletta e riletta, e mi sembra che funzioni benissimo. Giù la testa com'è? 2:30? Oddio. Sì, vabbè, no. Devo controllare il Mereghetti. Sì. No, vabbè, figurati. Sono... cioè, la gente... no, ci sono una serie di alcuni maniaci che sanno tutte le stelline, io vado a controllare ogni volta, non so neanche cosa... Però era il film che mi era piaciuto di più, e quindi, come dire, siccome non si può rivedere sempre tutto, abbiamo portato avanti altri registi che ci sembravano più urgenti, stiamo rifacendo i conti con Godard, che è un piuttosto complicato, anche se fino all'ultimo respiro l'abbiamo già rifatto per questa edizione, abbiamo fatto numero 2 che non mancava, abbiamo fatto un po' di film che mancavano, Godard ha fatto 130 film da perdere. Non c'è la scheda di Giù la testa? È impossibile. Non so dove è messa, c'è Giù al nord? Giù al nord sarà dopo. Sì, ma dopo si va su Giubbe Rosse. Certo, perché Giubbe, giù là viene dopo, porca miseria, giù la testa, scusa, pagina giù, 2827, nell'introduzione c'è scritto che il nome, sì, 2:30, però gli dico, 2:30, sì sì, però la scheda è un po' breve, e... secondo me...
Vabbè. Per la prossima edizione verificheremo quello. Giuro che non saprei rispondere. C'è un altro dito alzato, una signora. No, dai, è molto interessante. Ciao. No, volevo una tua opinione su una cosa che a me sta un po' a cuore. Quanto perdiamo vedere film doppiati? E quanto si guadagnerebbe rinunciando magari prendendosi dei sottotitoli un po' spiegativi, però sentire la voce dei veri attori e anche la voce spesso di film. Guardi, io non lo so, devo dire, io così. No, io non nascondo gli anni che ho, sono nato nella metà buona del secolo scorso, vuol dire quest'anno sono nato nel 49 e come penso la maggior parte delle persone, non dico mie coetanee ma anche poco, abbiamo cominciato a vedere i film tutti doppiati, tutti doppiati, e ho amato il cinema vedendo i film doppiati e non mi sono... Certo, non mi sono... Poi ho cominciato a frequentare i festival e ho scoperto, come dire, la possibilità di vederli in versione originale. È vero, ci sono del... L'altra sera abbiamo rivisto con mia moglie L'uomo che uccise Liberty Valance e ci siamo stupiti tutte e due della voce strana che aveva James Stewart nel film, mentre siamo abituati a sentirlo in italiano doppiato. È vero che, parentesi, da 15 anni a questa parte il doppiaggio italiano è precipitato come qualità. È vero che in passato avevamo degli ottimi doppiatori, ne doppiavano molto meno, tempi così. Certo che i film in originale si vedono meglio, però i film in originale con i sottotitoli magari hanno bisogno di una visione non una ma due volte delle volte, perché ci sono cioè pensi a vedere... La signora del venerdì di Howard Hawks con i sottotitoli, uno non vede più come è inquadrato il film perché impiega sparano battute talmente a raffica che poi uno si perde. Non è che voglia difendere il doppiaggio, anche se il lupo ululì, no ululà, in originale non c'è, ma in italiano me lo ricordo benissimo. Ci sono, cioè, come dire, i film originali dovremmo imparare a riabituarci a vederli, certo che è meglio, sono d'accordo. È anche vero che un film coreano non sono così capace di vedere le sfumature del linguaggio e delle cose, un film iraniano faccio fatica, cioè lì dipende, certo un film francese, il francese lo so bene, certo che capisco bene le differenze, me lo godo di più, però è, diciamo, è un punto a cui bisognerebbe tendere. Il problema è che bisognerebbe conoscere tutte le lingue del mondo e non le so e non le conosco. Se posso vedo i film in originale con i sottotitoli e cerco di e cerco magari, se, dopo averlo visto una volta, di vederlo due volte, perché così lo godo di più e lo apprezzo di più. Però sono abbastanza tollerante da questo punto di vista. Ogni tanto Un dolore d'onore lo rivedo in doppiato e sono contento di vederlo doppiato. Abbiamo capito quali sono i film che piacciono molto a Paolo. Se qualcuno intanto laggiù va sotto a vedere se c'è un signore che sta cercando un posto dove portare una torta, perché quando siamo andati prima io e Paolo... Esatto, ci sembrava un po', secondo me se la stava mangiando. Per cui il pericolo che vada da qualche altra parte sarebbe un vero peccato, perché è un capolavoro di Peratone. Detto questo, laggiù in fondo, Andrea, Livio... Dov'è Livio, che non l'ho visto? È in ultima fila, eccola. Ciao! Sì. No, non parlano. Preferiscono di... Niente. Allora, diciamo... Te la faccio io allora una domanda, andando ancora una volta diretto su un film, ma anche forse su una fase del cinema che in qualche modo sta cominciando a mostrare i segni del tempo. Omicidio luci rosse di Brian De Palma, che passa da 3,5 a 2,5. Non forse... passa da 4 a 2,5. No, era 3,5. Non so, perso. Guarda, storia personale. Quando è uscito Omicidio luci rosse mi sembrava straordinario, entusiasti tutti.
eravamo più giovani, che bello questo regista, 7 citazioni di Hitchcock, 24 citazioni di un'altra roba, sembrava assolutamente, come dire, il cinema postmoderno. C'è stato un momento in cui ci sembrava una liberazione, aria fresca, ci piaceva tantissimo. 3 anni fa esce il Blu-ray, compro subito e lo faccio, costringo moglie, mio suocero, un'estate a vederlo, dice, ragazzi, questo film assolutamente, poi era anche un po', c'era, come dire, un po'... C'era anche un po' di luci rosse, cioè, non proprio, però. Che pruderi? Certo. E siamo lì a vederlo, e dopo un po' io mi accorgo, guardo il loro sguardo e comincio a capire che c'è qualcosa che non funziona, ma non soltanto nel loro sguardo, anche nel mio: nel senso che è un film che una volta che hai digerito e metabolizzato il suo piacere citazionista, il film veramente perde tantissima forza. Certo, c'è il trapano che trapassa il soffitto e viene giù con la goccia di sangue e tu dici chissà cosa ha combinato al piano di sopra quello lì, però quel tipo di cinema mi sembra un cinema molto datato, mi sembra un cinema che non è stato capace di invecchiare bene. Proprio quel tipo di cinema, quell'entusiasmo un po' cinefilo di giovani che ci sembrava di possedere il cinema e di vederlo tutto riproposto in un film, poi alla fine ti accorgi che invece non è così, almeno dal mio punto di vista. La storia è piena di buchi, qualche volta è compiaciuto, certe scene sono inutilmente tirate per le lunghe, e alla fine ho rifatto la scheda e ho abbassato senza problemi. Certo, qualche purista si sarà lamentato, ci sono sempre quelli che si lamentano, però sono disposto a... In un'intervista tu giustamente hai fatto il paragone, secondo me, più calzante, cioè quello con i vini. Vini che invecchiano bene, cioè, e vini che invecchiano male. Esatto. Caso... Il cinema è uguale col vino, esatto. Ci fissano come il vino, cioè quelli che invecchiano e quelli che non invecchiano. Bisogna berli subito e via dimenticare. Beaujolais Nouveau si beve al volo, certi vini invece uno se li va. Poi qui mi sembra di parlare con degli esperti di film e di vini. Però la torta non si vede, ragazzi, siamo preoccupati. Ha detto 7:30 puntualissimi, poi qui la vedo male. Sono spariti tutti, tra l'altro, sì, per cui c'è qualche cosa. Secondo me sono fermati giù a Magnano. Che non si intuisce.